caotico. SpongeBob e la sua banda stanno facendo un giro di Atlantide con il signor Altezza Reale in persona. Tutto ciò che devono fare è andare più veloce con sti testi e evitare le trappole sparse dappertutto. Perché ci sono delle trappole? Scusami. Vabbè. Col campanellino. Abbiamo distrutto il giardino topiario del re di Atlantide! Porca miseria! Oh, ok, non c'è nessuno. Suggeriamo che dobbiamo andare. Faccia? Non c'è niente da vedere. Oh. Plankton? Sicuramente. Ha suonato lui di sicuro. La madonna con che velocità va. Un po' più piano non ci andava. Benvenuti! Il re di Atlantide! Boia! In questo livello, tre di noi seguono il signor Sua Altezza Reale! È il re di Atlantide, sapete? Eh beh. Comunque, è lui a farci da guida nel palazzo. Ma per qualche imprecisata e probabilmente anche ridicola ragione, ci sono pericoli e trappole dappertutto. Effettivamente. Devi evitare i pericoli e i trabocchetti. Così finiremo il tour. Appena mi sembra giusto. Appena sulla schermata, datti da fare. Non aspettare. Insomma. Fai più in fretta che puoi. Fai in modo che almeno uno di noi arrivi alla fine almeno della sezione. Uno. Così possiamo fare il giro e vincere. In tutto ci sono 5 sezioni da completare. Ok, 5 sezioni. Sarà un livello simile a quello musicale. Però stavolta abbiamo L1, R1 e schiacciare gli analogici quando abbiamo le sezioni speciali. D'accordo. Benvenuti ad Atlantide, miei strani e piccoli amici. Questo giardino è fantastico! È come un paese delle meraviglie fotosintetico! Seguitemi, c'è molto da vedere! Ah! È proprio un livello musicale, niente più niente meno. Facilissimo, tra l'altro. Però questo giro questo abbiamo deve essere il giardino la di difficoltà che non sappiamo cosa apparirà fino a che non arriva nella... cosa stanno facendo? Nella barra. Ci sono delle piante commestibili? Come faccio a sapere quando è la sezione speciale, comunque? Vabbè, non è niente di difficile come livello questo, però... un po' il verde. E infatti stavo dicendo, ma SpongeBob non fa nulla? Vabbè, a questa velocità è facile. Audace, ma discreto. Ammetto che la puntata scorsa dello stesso tipo di livello era più complessa a livello di tasti. Sandy. Il re gli sta facendo fare il tour ufficiale. Lo vedo. Che tanto non c'è neanche precisione. Nel senso, basta che sei all'interno della sezione e poi va tutto bene. Io lo faccio sempre nella parte centrale, come mi è sempre stato insegnato nei vari Osu e simili. Tutti i giochi musicali ti insegnano che devi farlo per forza al centro, se no non è perfetto. Che poi anche il livello di perfezione ha un livello di perfezione, deve essere preciso al 100% al centro, se no è buono, non è ottimo. Se non addirittura perfetto. Piacerebbe in questo giardino, per fortuna è al sicuro a casa. Ta 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 ta. Ma non dice nulla il re, cioè proprio stiamo solo girando totalmente a caso. Squiddy dov'è, tra l'altro? Me lo son perso o non l'abbiamo ancora visto? Ok. Oh, grande vegetale! Va bene, cavolata. Ma cos'è? SpongeBob è il re del karate! Ma cos'è la sezione a turni? Non credi che questo tour sia grandioso? Da 1 a 10, 5. Perché 5? Beh, hai ragione. Perché è il numero più grande che conosco. Effettivamente non è stato sto gran tour, eh. Cambio gruppo? Oh, la madonna. Mi sa che Mr. Crab rimane qui. Oh, siete voi, ragazzi. Quando riusciremo a vedere un po' di arte di Atlantide? Ehi, dove sta andando Mr. Crab? Sembra che abbia trovato la sala del tesoro. Non lo vedremo per un po', o con un po' di fortuna. Mai più. Oh, posso dire che il modello di Squiddy adesso è migliore di quello di 2 secondi fa? Questo posto è come una calamita per Mr. Crab. Eh beh, lo vedo. Guardalo! Guardalo impazzito, Mr. Crab. Secondo me arriviamo tipo nelle cucine e perdiamo Patrick dopo. Una specie di città segreta sott'acqua.
Ma va, davvero? Bam, siete pregati di non portare via nulla. Vallo a dire al crostaceo. Questo posto è davvero volgare. Cosa c'è? No! Che male! Questo posto l'avesse l'è meritato, dai. Dai, se l'è meritato, Squid, sto giro. Colorate? Ha detto che questo posto è volgare. Ammetto di non averlo fatto apposta, però... è stato perfetto. Questo posto è volgare. Crepato male, schiacciato. Ho provato dei gioielli una volta. Mi sono rimasti sullo stomaco. Ma come? I soldi non sono tutto nella vita. Dillo a Mr. Crab. Pam, 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 pam. Oh no! Gelatoso! Sono andato troppo veloce, ho schiacciato tanta tacca. Sono felice di aver preso quel diamante e di aver fatto una proposta di matrimonio a me stesso. Ma come? Tra l'altro però sarei curioso di vedere cosa succede se adesso moriamo con l'ultimo rimasto. Probabilmente ci rifà rifare tutta la sezione, però sai, vorrei anche evitare. Ehi, che fine hanno fatto gli altri? Finisce come Willy Wonka, a fine film, il primo Willy Wonka, che a fine film si rende conto che non c'è più nessuno se non solo Charlie. Moneta! Ecco fatto. Cos'è quel coso? Ah, è un calderone. Ok. Quella rete non sembra molto sicura. Non è una rete, sono dei fili. Ah. Eccovi! Ho sentito la vostra mancanza, ragazzi. Anch'io ho sentito la mia mancanza. Ma dai. Siete come una calamita di guai, zucconi. Però almeno giustificano il fatto che ritornano. Da questa parte, per la sala d'arte, signori. Oh, finalmente! Un po' di cultura! Ah, ecco! Ciao, perdenti! Ciao, ciao! Ehi, ragazzi! Che fate? Sandy, stiamo seguendo il tour del re! Grandioso! Un tour regale! Significa che posso essere Sua Altezza Scoiattolina Sandy Chicks prima? Procediamo, miei piccoli strani visitatori! Beh, non ha tutti... Scusami! Non posso rifare... No, mi sono distratto subito perché mi stava facendo ridere il tipo. Però dai, sarei curioso effettivamente di vedere cosa succede se adesso sbagliamo ancora. Però Sandy, cavolo, mi dispiace averla crepata subito. Mi ricordo quello che ho mangiato a colazione. Gigantarte! Più che altro ero curioso di sentire cosa avrebbe detto, non per altro. A Squiddy piacerebbe questo posto. Ma Squiddy è qua, infatti, è da qualche parte, disperso, ma è qua. Pam 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 pam. Dai, dopo sentiamo almeno cosa da dire Sandy una volta che ritorna. Anzi, cerchiamo di non perderlo, Patrick. Vorrei sentire cosa dicono se ne perdi solo uno. Guardalo lì, Squiddy. Che sta facendo da modello. Perché io? Perché sei andato tu di tua spontanea volontà? Di cosa ti lamenti? Cioè dovresti... sarebbe... anzi, è probabilmente sbagliato quello che ha detto, perché sarebbe contentissimo Squiddy per com'è, di quello che stanno facendo, di usarlo come modello. Sarebbe contentissimo. I valori estetici di questo posto sono semplicemente divini. Ho qualcosa da dire. Patrick che dice qualcosa di sensato. Wow. È stata la cosa più incredibile di questo giro. Pam pam param pam param pam pam. Che poi io continuo a ragionare che devo farlo al centro, ma c'ho tutto il tempo tranquillo per farle queste cose. Non è che prendo punteggio migliore andando proprio al centro. Vediamo. Quella statua non sembra stabile. Ma in realtà è lì sicuramente da millenni e nessuno la tocca, SpongeBob. Dai. Ehi, tutto bene? Sì, sto bene. Bisogna fare attenzione. Almeno ti dicono ogni volta qualcosa di diverso anche se ne perdi solo uno. E questa
È la sala della scienza. Sì! A dopo, eccola ragazzi! Lì. Ci vorrà qualcosa di più di qualche macchinetta per distogliermi da questo incredibile tour. Ehi, Patrick! Qui c'è una macchina per il gelato! A dopo! Lo sapevo. Mi sento solo. L'unica cosa rimasta davvero sola è la tua cellula cerebrale. Squid, sei ma tornato Mr. Crab non parla? Subito, neanche abbiamo iniziato e subito mi hanno sparato tre tasti a caso. Magari mi potrebbero inventare una nuova rete per le meduse. Beh, potresti provare a chiedere. Non credo che ti... guardalo lì. Gli abitanti di Atlantide sono pazzi. Guardalo lì, Plankton. Magari mi potrebbero inventare una nuova rete per le meduse. No! Aia. Mi ha distratto perché stavo cercando Plankton con lo sguardo. Volevo vedere se faceva qualcos'altro. Le distrazioni sono sbagliate in questi casi. La scienza sembra pericolosa. Da. Tac. Più che altro, effettivamente, Mr. Crab non l'abbiamo ancora mai sentito parlare. Non vorrei che effettivamente non l'abbiano per nulla doppiato. Quindi, boh, proviamo a tenerlo in vita. Vediamo se poi dopo dice qualcosa a Squid. Guarda lì col gelato, lui tutto contento. Si dice qualcosa a Squiddy. Guarda lì intanto di nuovo Plankton. Tic tic tic. Sì, proprio non dice nulla. Secondo me il doppiatore che faceva Crab non l'hanno chiamato, non ha voluto partecipare, quindi ha dovuto fare il gioco senza farlo mai parlare. È lì Mr. Crab. Tutti hanno detto qualcosa durante il tour, lui no. Certo che la scienza sembra pericolosa. Cosa sarà la prossima cosa su cui dovremo fare su e giù con le freccette? Mi chiedo se avremo preso l'argento oppure avremo preso l'oro questo giro. Visto che abbiamo sbagliato un po' di volte, non vorrei dire di sperare nell'oro, però potrebbe succedere che prendiamo l'argento. Attenzione, attacco batterico! Ah, è un batterio quello? Vabbè, dai. Ok, combattere i germi ha un altro significato ora. E così la scienza è progresso, eh? A volte la scienza è spietata. Stavo chiedendo, ma è crashato perché era rimasto fermo due secondi su quell'immagine e ho detto... Buona fortuna così. Con la bolla, SpongeBob. Noi ne abbiamo avuto a sufficienza di questo tour. Ehi là! Questo è il posto delle bolle, vero? Esatto, Patrick. I nostri sogni si trovano alla fine di questo corridoio. I nostri la sogni. Più atipica bolla al mondo! Antica, non atipica. Oh, che delusione. Beh, aspettate di arrivare a Cosmic Shake, poi ne riparliamo di bolle, dai. Voglio provarlo a fare di nuovo perfetto. Chissà se è una bolla con un cappello da cowboy. Cerchiamo di tenerla in vita, Sandy, dai. Belle curve. No! Sono andati veloci. Sono andati veloci qua, mi hanno fregato. Niente. Allora, non è difficile questo livello per un bambino. Sarebbe stato fattibilissimo. Però probabilmente l'avrebbe dovuto rifare più di una volta. Perché ti fregano soprattutto sull'R1 e L1. Però dai, ogni tanto anche in giochi così... ci sta un po' di sfida. Sono più intelligente o più stupido di questa bolla? Ci sta un po' di sfida. Purtroppo credo che sia quello che manca in molti giochi nuovi. Di giochi semplici parlo, non di giochi magari un po' più elevati. Giochi semplici mi sembra che di sfida effettivamente ne manchi. Poi io magari mi sbaglio, però... Belle curve. Patrick,
che ci prova con le bolle. Ribollire. No! Sono fatto fregare dalla musica questo giro. Questo giro è stato stupido, mi sono proprio distratto nella maniera più becera possibile. L'aria contenuta in alcune di queste bolle deve avere migliaia di anni. Per procedere è necessario indovinare la parola d'ordine. Bolle? Sì, bolle. Sta facendo una danza di Fortnite, SpongeBob. Mi sono perso le bolle? Direi proprio di sì, Patrick. E quelle bolle sono più toste di quanto sembri. Questo deve essere il premio bolla di bronzo. Che schifo. Che vergogna. Mamma mia, che vergogna. Il nostro primo bronzo.